Allora. Purtroppo non so la musica. No, ma non serve, tanto l'oggetto lo devo materializzare nelle tue mani. Ma perché ti hanno messo laggiù? Giulio! Sì, dimmi, Alexander. La tua moglie mi crea un sacco di difficoltà, lo sai? Ma se si alza via da lei, da te. Io mi sono annoiato. Non trovo la strada, No, guarda, lo spazio c'è, è anche abbondante, l'ho visto. io sto camminando, ma non sento. Giulia, mi guidi con la sua voce? Certo, Alexandra. Altrimenti si può alzare e viene qui vicino a Livia, Vieni. dietro. Sì. E si avvicina a lei. Siamo qui. Sto arrivando. Mi senti? Ma non ci vedi. No, Ma io cosa? sono. Non lo so chi sei. Perché me lo devi dire tu? Pensavo che. Grazie. Allora. Ecco Alessandro, sono qua. Ma non sei in grado di raggiungere le mie mani, vero? Non lo so, non Qui. riesco a vedere. Io purtroppo incorporando non posso avere la vista spirituale, devo usare gli occhi dello strumento. E non sempre le vibrazioni, come vi ho detto questa sera, ci sono tante vibrazioni negative e questo mi impediscono di avere la padronanza piena sia dell'ambiente che del corpo. Ti può essere utile Posso questa come guida, accompagnarla io, mi Alexander? auguro, ad accompagnarla, Alexander? In che senso? E se io, ecco, do questa piccola lucetta Io ci rossa. stavo arrivando, però datemi tempo. Sì, no, se ti serve una mano. Ecco. Dove sei? Eccomi. No, questo sei tu. Ho capito che sono io. Hai No, detto dove sei? la dobbiamo dare a. Oddio, aiutami. Ilaria, dove sei, Ilaria? Avvicinati, ho detto. Oh, ma Ilaria, la voce ce l'hai? Alzati, avvicinati verso Lilia. Mi sto avvicinando. Ecco, mi dillo che ti ho raggiunto, Ecco, Mamma mia. allora, incorporare una cosa brutta, brutta, brutta. Io ancora ho imparato a usare meno il mio accento inglese che vi metteva in difficoltà. Ricordate agli inizi? Sto parlando con più con la voce dello strumento, che è più agevole da produrre, invece che con la mia. Però ogni tanto mi piace riacquistare. Ah, tu stai aspettando il dono, vero? Scusami. Allora, ti ho preso le mani e poi ti ho detto di mettere la coppa così brava, sei molto brava. Dario, grazie. Prego. Volete che parlo con il mio accento inglese o preferite la voce Inglese, inglese. Ah, va bene. All right. Bene. Perché sentire una voce diversa dal solito può aiutare anche il vostro concentramento, vero? Concentrazione, scusate. La vostra lingua l'ho imparata facilmente, ma non sempre mi è agevole usare i termini giusti. Ecco, si sta completando. Scusami. Le energie, mi stanno rubando le energie. No, vi prego. Ecco. Volevo produrre la luminosità, ma prima o poi ci riuscirò. Il fatto che il vostro medium, il nostro medium, non ha più quell'età in cui abbondava di energie che potevamo usare. Ecco, credo sia completo. Aspetta, ecco, sì, riesco a materializzare anche un'appendice sopra. Lo troverai gradevole e curioso, ma ricorda l'emblema un unico occhio veggente, capito? Quando riuscirai ad aprire quello, non ho più energia. Tu in futuro potresti essere molto utile, ma devi saper controllare
le tue emotività interiori, il tuo desiderio di trascendere la condizione prettamente umana deve essere razionalmente controllata. Lo strumento che stiamo usando è stato agevolato da quegli esperimenti di autoipnosi che ha fatto. Quindi ecco il consiglio che ti ho dato di fare quegli esercizi. Ecco, bene. Grazie mille. Sei molto cara. Grazie. Allora. Grazie.